Ragazzi, buon pomeriggio, benvenuti in questa nuova live. Quest'oggi partiamo da qui, da casa. Questa è la casa che abbiamo in affitto alle popolari. Dobbiamo andare là a fare il bullo. Quindi partiamo da qui e andiamo verso l'ACI. La macchina, andiamo all'ACI. Posti davanti alla Sì, nostra subito. BMW. BMW, minchia. Patente e Buongiorno. carta di circolazione, Subito. Vi buongiorno. avviso subito che la macchina è senza bollo, stavo andando all'ACI a farla. Sono Antonio Cafiero, quello che ha scritto su Ok, pagine adesso gialle. facciamo tutti gli No, accertamenti. io l'ho voluto dire prima ancora che se ne accorgesse. È arrivata la patente? Antonio Cafier, quando l'ha presa la macchina? Ok, Ieri sera, però ieri sera poi l'ACI non era disponibile per bollo. allora Solo vediamo, tardi. eh. Sì. Patente e libretto subito. E noi in città? Meno di una settimana. La macchina l'ho Ok, comprata non è ieri sera. schedato, è molto bravo. Sono un vigile del fuoco comunque. Guarda, non le faccio niente, va bene? Va bene, no, comunque se non mi crede Vada mi può pure, dai. No, scortare fino all'ACI. no, vada, vada, arrivederci. Ok, grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Vado a vedere, vado a parlare un attimo. Andiamo a vedere l'ACI, se c'è qualcuno. Ora il meccanico quello che è andato via.
Allora. Attimo. Di ieri. Dimmi. Sa caro? Ci sei? L'ultima è avvisata, eh. Pazzo. Dimmi. Patente, così lo faccio. Ok, rieccomi, raga. Ok, rieccomi, scusi. Uè, Stefano, buon pomeriggio e buona domenica anche a te. Scusatemi, raga, un attimo al telefono.
Effettivamente arrivavo qua, mi ha fermato anche la locale. Hai visto come sono uscito? Io sapevo che come uscivo con la macchina così mi fermavo. Solo questo? Non so, più o meno il cambio colore quando viene. Xeno, fai pure l'Xeno. Lo dobbiamo portare dentro per Tutto magnetico, siamo non me lo so. 6.000. Tra colore e fare all'Xeno. È il bollo. Ok, sì, vabbè, lo possiamo fare. Di lato. Ok, aperta. Andiamo. Vabbè, il colore vediamo prima se mi piace, se no facciamo solo fare Xeno e bollo. Vediamo che colori ci possiamo mettere. Allora, fare lo xeno, poi il colore che hai deciso. Fare l'Xeno sì. E il colore non so, si può vedere prima di Sì, metterlo. dimmi Ah, quale. un blu, un bel blu ministeriale. Blu scuro. Nuovo opaco. Questo che colore Questo è blu notte. è? Questo mi piace. Ottimo, poi basta. I vetri oscurati sono illegali, giusto? Sì, responsabilità sua. Ma ci sono varie gradazioni Sì, o. ci sta questo, il dark smoke. Questo qua, questo ad esempio è illegale? Sì, potrebbe essere Sono legale. tutti illegali. Probabile, questo qua no, non è molto illegale. Questo non è illegale. No. Allora mettiamo questo pure. Basta? Sì, gli specchietti non si cambiano colore, No, giusto? no, No? Vabbè, no, no, no. No. fa niente. Aspetti che scendo. Ok. Sono6.800. Va bene, faccio la fattura. Fatto. A posto. Controllo, gliela pago. Ecco qua, pagato. A posto, grazie E mille, grazie mille a lei. Abbiamo adesso studio com'è, se no la gara mettiamo via. Perché sto fatto degli specchietti che non si è cambiato colore, non è che tanto mi convince. Andiamo a vedere il distaccamento se c'è, non dobbiamo uscire via, so ovviamente il. No, bellissimo. No, i bot di nuovo, no, raga, perché. Perché di nuovo i bot? Ma perché vi divertite così tanto a buttare i bot? Ah, il colore è molto bello. I vetri non credo che siano illegali. Vabbè, appena finiamo la macchina, troviamo una macchina dei CC o roba varia. Io avrei preferito una tonalità più scura di nero, però pure questo, vabbè, di blu. Ancora. No. Sì, ragazzi, vedete che molti mi invidiano. Non so cosa hanno da invidiare, visto che sono un piccolo streamer. Vabbè. Ecco Fabri. Qui si sparano. Io mi vado al comando, vedo se c'è qualcuno. Si mette il GPS che si è bloccato. Uè, Shirezad, salve, salve. Ma quelli di ieri? Non me ne ha fatti cancellare, Daniele, sai? Me ne ha cancellati solamente 4. Io col sito che uso io per illuminarli ci ho provato, non me li ha tolti. Ora vedrò di nuovo oggi pomeriggio, probabile che ancora non si erano stabiliti, poi non so dirti. Speed33, grazie mille del follow.
Kindle, no, sono. Magari arrivo subito, speriamo che non succeda niente qua. Sì, quei bot, quei. M'hanno scocciato però questi bot, raga. Mi costringono a non fare più live se tutti questi bot. Perché a me non piacciono avere. Sì, ancora, infatti dopo contatterò Twitch e vedo se loro riescono a scoprire chi è che mi ha bottato. Che se scoprono chi mi ha bottato lo faccio bannare a vita da Twitch tramite DP del, ad esempio, se hanno usato il telefono, gli bloccano il telefono, che non può usare più Twitch. Oppure se ha usato un computer, gli bloccano il computer. Sì, loro di sicuro riescono, perciò faccio vedere a loro. Sì, no, dopo lo. Ora un attimo mi metto qua in distaccamento, poi devo andare a fare una cosa, devo abbandonare un attimo la live, arrivo subito poi. Metto di qua il parcheggio. Nascosto qua dietro. Sì, ma no, ci andrò anch'io, dopo vedo come fare. Arrivo subito, dopo di una cosa. Allora, raga, mo vedo un attimo insieme a voi se riusciamo a togliere sti bot. Poi vado un attimo di nuovo di là, che devo fare una cosa di là, perciò. Allora, qui, via login.
Sono arrivato a 1148 iscritti con i bot. Ma io li voglio togliere, sti bot. Sì, sono aperti i bandi mod. Ma a me non mi dà. Ah, 86 bot, rimuovi. Ecco qua, yes. Remove. Sì, sono aperti i bandi. Però mi dà solamente 86 come bot. Aggiorniamo la pagina. 1062 iscritti, ma molti sono bot, quindi io li voglio togliere ancora. Vediamo se me ne trovo altri. No, non me ne trovo più. Mi dà 0 bot account. Non so come mai. No, ma io c'ho un sito, un tool che ti toglie i bot direttamente. Ti toglie direttamente. Ma me da zero. Chi c'è in servizio dei vigili del fuoco? Fabri. Ok, dopo entro in servizio anch'io. Mostro un attimo qua nascosto. Sì, su Discord, basta entrare. So che mi devo stare qua un attimino, che devo andare a sentire le lingue, che c'è mio padre che sta scaricando la macchina, quindi perciò mi devo allontanare altri 2 minuti. Torno tra poco, raga, un attimino. Aspettate. Allora. Riaggiorniamo di nuovo qualcosa dei bot, vediamo. No, altri bot, no, vi prego. Gilliam, sei un bot? Se non sei bot, scrivi, ti prego. Oggi è la giornata dei bot per me. Mi stanno a bottare di brutto, ma non li voglio, sti bot. Follow from bot 1. Me ne da uno ora. Mi muovi. Io non li voglio. Ok, dai. Allora, fatemi scrivere su Discord se entra qualcuno. Turno di servizio, fatemi fare turno di servizio. Devo segnare un attimino. Oggi ne abbiamo 6. Cioè sono le. Cassa entrando in servizio 15 e 13. Ok, no, comunque non c'è età minima per i bandi moderatori. Ci mettiamo in barca servo, andiamoci a parcheggiare la macchina davanti. Se lo chiuso, sennò qua me la rubano. Qua le possono. Se lo chiuso. Che suoni? Che è stato? Raga,
Dimmi. Senti un attimo, ci sono da fare delle Vai, chiamate. vai, avviati tu, Io entro in mi servizio avvio e anch'io. ci vediamo. Ritorno qua, se no io No, io ne prendo. prendo un'altra e se c'è bisogno vado su altre chiamate. Va bene, ok, Provo io col sono comunque 118. in radio. Vai, vai. Dai, a dopo. Andiamo con l'otto del tigre, raga. No, non è andato, dobbiamo fare operativa, ci dobbiamo spogliare. Nome, 59, si deve togliere questo. E poi... Ok. Key slash... Ma che non ci sta 118, non c'è niente. No. Entra in radio. No, ho vinto su Itadi. Sbaglio sempre. No. Mi acribbio. Collega, tu su quale chiamata stai andando? Sono qua a Piazza Centrale, a Polizia di Ok. Stato. Ho già rianimato la persona io. Un attimo, resta un attimo in attesa. Vuoi che mi faccio l'altra chiamata, interrogativo? Questa è quella di... Io mi sto portando la chiamata al civico, quella in montagna. Io vado semmai all'alto. Aspetta, perché ce n'è una della PS. Io vicino al civico 983. Samuel. Grande. Perché non Sì, ci a sei posto. più? Questo è nuovo. Questo è il nuovo T6. Come non si sa più, Daniele, dimmi. Ad una chiamata di uno che si è fatto male, perché quando andiamo in servizio 118 nel CRI militare chiamano a noi dei vigili del fuoco. Io ritorno in caserma. Ricevuto.
Ah, questo è il nuovo. Questo è il T6. Tu forse quello ancora più alto. E tu dici quello, il crafter, se non sbaglio si chiama. È quello più grande ancora. Questo è il trasporter, il piccolino. Sì, dici crafter, proprio il furgone grande. Sì, no, più lontana possibile. Adesso ci arrivo da qua. Sì. Giovi, ma dovrebbe andare prima, se non sbaglio, da quello che mi hanno detto, dalla gerarchia dovrebbe intervenire prima la CRI militare e poi noi. Da quello che mi dissero il primo giorno. Perché mi dissero che comunque noi potremmo avere anche altri tipi di emergenza, tipo incendi, roba così, mentre voi è difficile che avete altre chiamate. A me così fu detto. Uè, di uff. Non vedo nessuno qua però. Giuseppe 4737, grazie mille del follow. Non lo so dov'è questo, non vedo nessuno io. Probabile sarà respawnato in ospedale. Collega, ti informo che sulla mia chiamata non ho trovato nessuno. Ricevuto. Io sto rientrando. No, Daniele, il militare non, cioè, non mi va di sparare. Ho fatto tanto. Non c'è nessuno, ragazzi, me ne vado. No, ma comunque intervengono su chiamate, fanno presidi, roba così, no? Scusate. Ma come si mette la...
qua a terra più battuta possiamo andare. No, sto rientrando, infatti, non ho trovato nessuno, ho scritto anche noci. Vedi se per caso qualche altro collega ha scritto che entra. No. No, ma se, cioè non mi va a sparatorie rubare, volevo rilassarmi un po', ragazzi. Sono stato 6 mesi in polizia, volevo rilassarmi un po', perciò ho deciso di non fare più la polizia, di cambiare un po' RP. Collega? Sì, sto rientrando, la chiamata era al nord. Ma era già finita la chiamata? Non ho trovato nessuno lì sul posto, cioè che nessuno. Ah, ok. No, ritornerò in polizia, farò il bando. Poi se lo supero non lo so, è da vedere. Vedremo se lo supero di nuovo. Non lo so se ritorno in stradale o dove mi metto, non sono io a decidere. Credo di sì, da zero purtroppo. Anche se un po' mi dispiace perché dopo che ci ho dedicato 6 mesi mi dispiace ripartire da zero, però no, non si sa ancora, è segreto. Lo sanno solo chi sta. Dovete cercare di corrompere qualche strada. Hai capito? Che bella la mia macchina di parcheggiata. Lettiga in caserma. Ricevuto. Mi metto qua, pronto a partire. Se arriva un'altra chiamata. Spengo le queste luci accese. Siamo di qua, aspettiamo, vediamo. Sì, è meglio che siamo con 2 mezzi differenti. Perché è meglio. Tiro no, fuori anche l'altra, così siamo a posto la mia. Va bene. Abbiamo mangiato un po' di pane. Secondo me mi ha tagliato nella gola. No, se serve la partenza la tiriamo fuori, se no è inutile.
partire. Sì, ma se vedo che è così, raga, credo che esco di servizio e vado a fare altro. Vediamo un po'. Intanto 4 notifiche di qua, vediamo che cos'è. Niente, credo che c'era qualche spoiler, invece no. Avevo visto dei ping. Può essere. Ma ehi, chi mi sta chiamando? Pronto? Pronto? Pronto, chi è? È Gian Piero? Chi è? Piero? No, non sono Piero. Allora, buona giornata. Buongiorno. E qualcuno che ha il mio numero. Ciao, se c'è qualcuno. Non c'è nessuno, raga. Non lo so chi è, raga. Dimmi. No, no, è la polizia. No. Non andate via, non andate via. Un attimo, una domanda. Salve. Figa, salve. Scusate, una domanda. Non so, se uno di voi potete venire attimo vicino alla mia macchina, che voglio far vedere attimino se... i vetri come li ho messi sono legali oppure illegali, se no li vado a togliere immediatamente. Quale macchina lanciate? La Lancia Tesis, sì. Ok. Ho messo il grado meno. No, 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 sono legali. Vanno bene vedere. Così? Sì, sì, sì. Ok, grazie mille. Grazie mille, arrivederci. Sì, scusatemi. Buona giornata. Sì, ci vuole la whitelist. Non è molto difficile, comunque, basta conoscere il regolamento, raga. Non è per niente difficile la whitelist di qua. Molto semplice, si fa facilmente. Basta conoscere il regolamento e le basi dell'RP. L'ora degli annunci, subito te la faccio arrivare. Allora, apriamo internet, avevo dimenticato di aprire la dashboard. Dai, mi dà un fastidio nella gola, ragazzi. No, che ho schiacciato crea clip, mannaggia. No. Esegui interruzione pubblicitaria, perché non me la fa fare? Hai eseguito di recente un annuncio e devi attendere prima di eseguirne un altro. Non me lo fa eseguire ora l'annuncio. Vediamo ora che ho ricaricato la pagina. Niente, devo aspettare 7 minuti per fare un altro annuncio, Daniel. Giovi, dobbiamo aspettare. Grande, 15.000 punti. Purtroppo per delle regole di Twitch non puoi spammare gli annunci uno dietro l'altro, perché sennò giustamente guadagneresti abbastanza soldi. Rispondo a un messaggio. Io invece ce l'ho infiniti.
Assurdo. Bene, mi riesce a dire quanti player ci sono in questo momento? Vediamo se si è sbloccato ancora, spammano bot. No, non ne sta spammando più bot. Quindi possiamo lasciarla. O si è rotto lo spam. Intanto facciamo un altro controllo ora che ci troviamo su il remove bot. Il tools per rimuovere bot. Vediamo quanti me ne dà. Allora, 1063 iscritti. Uè, Brazimetti, buongiorno. Buon pomeriggio. No, mi dà zero account bot. Non lo so come mai, raga. 56 player. Allora, vediamo se entro. Non posso taggare i ruoli? No. Ma è stato sera. Sì, certo che esiste ancora vita di full RP, come non esiste. Solamente è chiuso per wipe. Per wipe e aggiornamento server. Ci saranno delle nuove cose alla riapertura. Sì, manutenzione, manutenzione. Sì, credo di sì, di ritornare Brazzi. Credo di ritornare di là. Anche se, ti dico la verità, qua mi sto divertendo. A parte oggi che boh, mi sto ad annoiare leggermente perché non stiamo facendo niente. Sì, però credo di ritornare. Proprio là, chi è quello? Assurdo. Sì, lo so che oggi è domenica, quindi ci sta. Vabbè, però neanche lo spawn incendi sta a fa niente. Non. Boh. Capo squadra. Vabbè, io non ho messo la mascherina. Mi ho dimenticato di mettere la mascherina. Guardate che bella la mia macchinina. Blue Note. Farol Xeno. Ma come si accende solo uno di pari? Non ho preso nessuna botta. Certo, sembra ministeriale. Solo che si accende solo una luce, ma io non ho preso nessuna botta. Oh, vabbè. Chiusa.
squadra. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Ha visto squadra. Ho cambiato colore alla macchina. Sono da fare il bollo. I vetri leggermente oscurati. Fare il Rexeno. Bella. Molto molto bella. Ho fermato anche la polizia per chiedergli se i vetri erano a norma di legge. Mi hanno detto di sì. Ah, perfetto, perfetto. Sì, sì, no, ho chiesto informazioni. Comunque, capo squa. Dimmi, dimmi. Io lo sapevo, io me la sentivo sta cosa. Appena sono uscito il cancello di casa, chi mi trovo davanti? La locale mi fermo. Senza bollo auto. Io la prima cosa che gli ho detto che ero senza bollo, che lo sto andando a fare. La macchina l'ho comprata ieri sera. Mi hanno detto, mi hanno controllato i documenti, tutto. Ho detto, vabbè, vai. Vai a vedere. Adesso sono tornato alla che fa. Mai me lo sentivo, eh. Me la sentivo proprio. Ma il Green Pass non so se ci sta, raga, su questo server. No, infatti non c'è, però ci sta che dire. Vabbè, ora scrivo operativi nel giornalino e tra parentesi, se vuole il 118 a mano, almeno gli manca una mano a loro. Finora abbiamo fatto, quello. Ah, finora? Sì, infatti sono ritornato le tiche fuori, perché fino a 10 minuti fa erano zero proprio. La CRI militare nemmeno ci stava e hanno detto se andavamo noi. E quando avete finito hanno scritto qualcosa Croce Rossa e... No, non ho scritto niente. No. Noi siamo andati perché io sono andato su una chiamata e non ho trovato nemmeno nessuno a terra. Sono arrivato fino quasi su al nord e non c'era nessuno. No, beh, se c'è la Croce Rossa ci pensano loro. Ok, quindi possiamo passare la torrettica? Tienila una... Poso la mia, da parte. Okay. Perché non si sa mai... Cosa vogliono fare? Va benissimo, se serve poso io, la poso io, semmai. Sì, sì. Dai, fa male la gola. Se lasci aperto andavamo a fare un attimo anche la mia auto. Il Defender, però. Guardiamo un po'. Aperto. Dovrebbe essere sì, aperto. Dai, andiamo con la mia fino a casa e poi. Se no andiamo con l'auto di servizio e collegano la scena. Mi metto fuori servizio, ma accompagnata alle polari, poi vado a fare le cose che devo fare quando ritorno. Ok, va bene. Ok. No, a me non mi fa male la gola, mi sono tagliato col pane, Daniele. Prima ho mangiato del pane un po' più croccante. Uno spigolo mi ha tagliato dentro la gola, ora mi fa male. Io vado con le chiamate mediche, ormai. Va bene, io accompagno un attimo a lui e poi ritorno. Va bene, prendo in prestito la tua ambulanza, tanto. Va bene. Andiamo con questa? Sì. Ok, l'accompagno fino alle popolari e poi ritorno. Va bene, grazie. Prego, prego. Allora, tieni il GPS che ancora non mi sono imparato le strade. Ok. Come la punto 9, è bellissima. No, è fatta molto bene questa, raga. Sì, lo so che ci sono auto molto più belle, però... Sì, sono tutte fatte molto, molto bene. Gli handling a me non piacciono tanto, raga, perché corrono troppo, girano troppo. Quello a me non piace, gli handling non piacciono, ma poi per il resto sono bellissime. Direi che un po' ti tocca un po' che subito gira tantissimo la macchina.
Ok. Vai, ci vediamo dopo. Sì, ci vediamo dopo. Ciao ciao. Ciao. Lo so, però Daniel, come ti ho detto, non mi andava di prendere ancora pulizia, roba così. Allora mi caccio la partenza pure, così in caso. Vedo, perché capisci, l'ho fatto già per 6 mesi, volevo un po' di relax. Sì, molto chill. Ma hai fatto mandracche? Perché? Non me ne sono neanche accorto. Come non te ne sei neanche accorto? Di cosa? È accompagnato il capo squadra, ma non me ne sono accorto neanche che sia arrivato. Ah, bene. È veloce. O veloce io o tu ti eri addormuto. Dove sei cosa? No, mi sa che mi sono addormentato. Mi sa proprio di sì. Mi sa di... Beh, cosa facciamo? Visto che aspettiamo. Infatti. La lettiga se me la lascio. Sì, vedi che se serve supporto al 118 con la lettiga, tu ce l'hai fuori, io cacciato già la prima nel caso serve. Infatti. Raga, le ruote Michelin. Non so se mi spiego. Addirittura le ruote firmate. Sì, vabbè, guarda che bello. Perché si sposta tutto? Davvero, Pietro. Molto, molto bravo. Molto, molto bravo. Poi non so se li fa lui handling o chi li fa, che sono da migliorare, ma sui veicoli, sui dettagli, okay? I dettagli, niente da dire. Ma guardate questa qua dentro, la faccio, se ve l'ho fatta già vedere, vedo io la mascherina, guardate dentro, è perfetta, è bellissima, cioè... La strumentazione funzionante non è sballata. La botte Scania no. Comunque raga, non so se siete nel Discord di Pietro. Oggi ha messo... probabilmente sono modelli presi da Eurotrack. I modelli probabilmente. Ci penso io. Ricevuto. Mi riuscite a ricordarmi la radio dove devo andare? 112 K, grazie. Prego.
Cosa che non mi piace anche è che non si vede la chat oggi. Non si può rileggere. Per rileggere devi andare qua, poi informazioni, se non erro, notifiche, devi andartela a leggere tutte qua. Chi è? Falco BBS, grazie mille del follow. Mettiamo sta mascherina, mettiamo anche gli occhiali da sole, va. Vediamo il cospetto. Arrivo in comando perché fuori servizio non mi posso collegare il radio. Ricevuto, vuole che la venga a prendere, capo squadra? No, no, sto arrivando con la mia macchina personale. Affermativo. Ah, ma lo fanno forse perché se stai facendo un'azione dà fastidio vedere da certo C che sono. Non so, vabbè, no, basta fare il comando slash T slash chat e si toglie. Certo ci. Oggi niente incendi con lei, è tranquilla la situazione. Né incendi, né incidenti, niente oggi. Stasera insieme a Mazzolini c'era esploso un blindato, sono esplosi anche lui, io e lui. Airbot. Ah, oh, bene, bene, sì, lo so, Daniele, Però ma io li ricordo conosco. quando a Roma, quando Li ero conosco, QF, Daniele. mi sa che abbiamo fatto un bel incidente io e lei. Non so se lo ricorda. Se Lei guidava la PS all'Europa e non si è fermato allo stop. no, Bravo. sono volato dall'altra parte. No, lei Io non si. guidavo. No, io andavo dritto, quindi ho la precedenza. Lei doveva girare, lei si doveva fermare. Non so, non mi ricordo se era in sirena o no, non mi ricordo quella volta lì. Io sì. No, io no, mi sa, Lei ho no, perché sbagliato. stava rientrando. Pum! Ci ha fatto il giro a Hai 360 capito chi gradi, ho è quello fatto. dell'incidente su TikTok? C'è pure la clip, mi sa. Vabbè, dai, poco male, dai. Cosa che Ah, il capita. BMW si è fatto meno della PS che ha volato in giro. Sì, infatti. Non so se. Me l'avevano anche. Ero finito anche. Capo squadra? Sì. La contattavano l'esercito poi. Sì, ho già segnalato che sono occupati ora. Appena hanno finito me lo dico. Ok, è successo qualcosa? No, credo per appunto il servizio quello Ah, sanitario. l'interforze sanitarie, sì. Sì. Almeno credo sia per quello, poi non lo so. Ok. Che loro fanno tanto servizio sanitario, mi dicono. Infatti, il più delle volte quando ero nell'esercito, avevo chiesto una volta a voi, quando ero caporale, di fare alternanza. Nada de nada. L'avevo fatto l'ultima volta, mi sembra settimana scorsa. Ero io che chiedevo. L'avevo fatta con l'ACI. Colaci e basta. Vabbè, io ho preparato una lettiga, tanto Sì, fatto bene, fatto bene. che sarebbe il TTPS, credo, quello dei vigili del fuoco, l'acronimo, però non mi ricordo il significato. Allora, l'acronimo quello non me lo ricordo neanche io, però dovrebbe, diciamo, il kit di primo soccorso sarebbe. Sì, Però vabbè, però. sarebbe quello comunque.
però non mi ricordo non mi ricordo l'acronimo, ma non mi ricordo il significato, però l'ho detto giusto. Tecniche di primo soccorso, tecniche di primo soccorso sanitario, forse. No, aspetta che un attimino, ci guardo un attimo, arrivo. Grazie Daniele. Comunque sto man è bellissimo. Vi ricordo che se c'è qualcuno ancora che non è iscritto al canale, cosa state aspettando? Dai, iscrivetevi. Vabbè, BLSD è il rianimatore. Cosa secondo te quando arriva la nuova PS piccolina? Il polisoccorso di Ocean Eleven Daily? Ma quello è un poli? Sì, è un polisoccorso per... Ah, ok. Non so, comunque dovrebbero fare... Tra qualche giorno dovrebbero fare la presentazione dei nuovi mezzi di emergenza. Okay. Quindi mettono anche la chilolitrica. Ecco. E... Vabbè. E la... il polisoccorso. Bene, bene. Vado io, ragazzi? C'è il 118 in servizio? Vediamo se scrivo. No, scrivo in nel giornalino. Ok. Allora niente, allora metto a posto la lettica, insomma. No, no, domandiamo, aspetta, perché uno solo probabilmente. Ah, sì, infatti. Bus life. Aspetta, tanto preparo la lettica. Sì. È arrivato il messaggino nel giornalino? No. Oh. Io ho quello delle GPG bloccato da 10 minuti, però non puoi dire che è buttato mio. No, non niente, tutto squadra. Boh, non lo invio allora, solo perché. Aspetta un po', sento l'esercito. A parte no, è vero. Vabbè, nulla, nulla. Ma non capisco perché non lo invii. Probabile la città sia lenta. E lo invierà con ritardo. Ah no, però può capitare. So, aspetta un attimo, scusa. Chiede il 118 se viene, prova a scrivere io, chiedo se vengono in radio 119. Sì, vai vai, scrivi 118, venite un attimo in frequenza 119. Ok. Aspettiamo un attimo così poi mi preparo già. Nel caso. Ci sta là in radio 119? Sì, sì. Ok. Qua WWF, guarda, volevo chiedere un attimo una cosa, se avete bisogno delle chiamate mediche. Va bene, allora ci portiamo noi. Andiamo. E Antonio, se mai rimani qui almeno va bene, in caso servisse un'altra volta lettica la prendi. Va benissimo. Ma se arriva la prossima chiamata vado direttamente o posso andare? Prima ti cioè prima sento io il radio 119 poi va se mai comunica il collega. Va benissimo. Vai, a dopo. A dopo. Ho già il segnale GPS quasi. Ah, l'ha già messo lei? Sì.
E mi hanno lasciato qua da solo, assurdo. E niente. Sì, infatti, vedete che... Collega Pino, e appena ti dico, semmai... No, nulla, scherzavo, e nulla. Perché se ti collegavi sei in radio, 119, ma ci sono io ormai, mi sto io, sto io. Ricevuto. Collega Antonio, io, diciamo, esco un attimo fuori città e ritorno perché ho dei problemi agli occhietti, quindi appena ci sono, semmai veniamo a prendere. Va benissimo, mandi la posizione appena arrivato. Poi mi con la PS, raga. Che voglia di guidare il camion. Ah, poi raga, probabilmente stasera fa... Mamma mia, che paura. Mamma. Daniele, assurdo. Questa sera probabilmente facciamo un bel convoglio se ci stanno le persone. Quindi cerchiamo di... Modello, cerchiamo di organizzarlo. Anzi no, andiamo con la tipo a prenderlo, che non l'ho mai guidata su lunga tratta. La tipo o la stilo? No, tipo, la stilo è troppo vecchio. Ah, ancora non mi hai beccato in game? Ah, mi sto trovando bene. A parte oggi pomeriggio, beh, che è domenica, quindi ci sta, è un po' più moscia la situazione, ma mi ci sto trovando bene. Non ci sono incendi oggi pomeriggio, così, quindi... Un po' moscio oggi, diciamo così, ma ci sta. Gli interni Audi non ha Fiat Tipo? Vabbè, lasciamo perdere. Non ci poniamo troppe domande. Ok Google, accendi luci scrivania. Sta fa buio, ci vogliono le luci. Quando ci chiama il collega, no? Fede, io sto quasi sempre qua con i pompieri, quindi c'è qualcosa. Pino, dove sei? Sulla chiamata. Sull'ultima chiamata? Io mi sto portando col mezzo aeroportuale sull'ultima chiamata. Ricevuto.
ricevuto, io sto tornando in casa. E appena sei in caserma prendi una PS e raggiungimi là. Ricevuto. Andiamo con la mezza aeroportuale. Vengo in sirena, ritorno in sirena. Sì, sì, con urgenza, vai, vai. È sulla pista di atterraggio, perché se non è sulla pista non devo chiamare con l'aeroportuale. Qua mi sembra che ci sta una pista di atterraggio, sì. Sono ragazzi, ok, io col mezzo aeroportuale mi sto comportando all'aeroporto perché c'è stato un incidente aereo, mentre Pino ha preso una prima partenza e mi sta raggiungendo. K, allora io ritorno in comando, mi vesto e arrivo con un'auto vettura. Io sto ritornando con i dispositivi luminosi e sonori. La chiamata è l'Aereo Club Milano. Benissimo. Oh, devo bere, sennò qua ci muoio. Prendo la prima partenza. In comando? Comando. E appena poi veniamo a prendere, sono sempre nel punto dove mi hai lasciato tu. Sto mettendo okay. Un po' indietro. Partenza in uscita. Sì, finalmente mi ha chiamato Daniele. Ho anche con l'aeroportuale, quindi
accidente aereo. Sto arrivando, capo squadra. No, no, beh, dirigiti verso la chiamata, ma è più importante, torna a piedi, io tanto. Che civico è, Antonio, la chiamata? All'Aero Club, Milano. Dove ero prima, giusto? Non lo so dove stavi tu prima. All'Aero Club in Milano, mi sa. Aeroportuale su posto. Abbiamo un jet, un caccia, un elicottero scoppiato. No, no, sono player, li sentite anche parlare. Salve. Sai, come recentemente mi hanno rubato la macchina. Che fa con la moto? Ma è pazzo lei? Ehi, recentemente mi hanno rubato la macchina. Aspetti, facciamo così, aspetti, scusi, eh. Spostatevi, raga, è pericoloso. Aia, che cazzo. Che cazzo, però. Ma è bellissima, posso provarla, eh? Non sto arrivando, Antonio. Mi porto io all'ultima, ragazzi. Ricevuto, capo. Certo che esercito anche i caccia. Oh, si può intervenire, mi dica. Come? Lo dica. Sento. Mi dica, mi sente? No, sì, mi hanno chiamato per aggiustarlo. Non so quando posso. Ma è in fiamme. Dobbiamo fare attenzione, si sposti. La chiamo io. APS, ma che fine hai fatto? Ti ho visto passare qua davanti. Ah, sono arrivato. Oh, suona. È passato 10 minuti fa, è passato qua davanti.
Stasera credo di fare Eurotruck, Albe. Va bene, va bene. Capo squadra, una domanda, posso? Sì, sì, avanti. Qui l'aereo ci sono delle fiamme che non si spengono, vicino ai motori. È normale o cosa devo fare? Quanto è che sei lì a spegnere l'incendio? Sono 5 minuti già. Ma sono delle fiamme piccoline solo vicino ai motori. I due motori del jet. Semmai aspetta 5 minuti, poi scrivi nel giornalino, cioè nella chat oggi ad 11. Ricevuto. Io sono arrivato sul posto, fatto scopo. Prima partenza, dedicati a spegnere il motore di sinistra che è ancora in fiamme. Ricevuto. Sì, credo 21:30 stasera. No, non si spengono, raga, sono buggate. Questa è la destra, la sinistra è l'altra. Ma non si Ah, ecco. Ok, vado di là.
capo squadra niente, non si spengono, ho fatto anche la chiamata divina, ma nada. E allora staccati. Io procederò con la denuncia e con l'accusa per tentata strage. Salve. Martini, mi dispiace, ma Martini, salve. È stato in un bel casino, lo sa. Ok, salve. Voglio, devo andare. Dov'è il meccanico? Lei ha causato un incidente aereo, è un assassino. Dov'è il meccanico? Lancini, mi dispiace. Lancini, poi vieni sull'applicativo, va. Martini, noi stacchiamo, abbiamo finito. È a posto, grazie mille. Il meccanico ci ha lasciato fare. Arrivo ora, anzi. Salve vigile. Salve, salve. È normale che lei sia in mutande, eh? Scusi se chiedo. Mi sto cambiando, non sono in mutande. Ah, oddio, scusi, mi sposto. Sono in Nomex e Pantanomex. Non volevo infrangere la sua privacy, scusi. Ok. Martini, ma questo jet dell'esercito me lo regala a me? Grazie, grazie. Comunque noi abbiamo terminato l'intervento. Vada pure. Le fiammelle vicino a quel jet non si spengono. Non si preoccupi. Ok, arrivederci, arrivederci. Prima ritorna in comando. Secondo partenza rientra in comando. Aeroportuale rientra in comando. Che ore sono, raga? 16:23. Ho mangiato più cibo qui che tutto il tempo che ho giocato su Italy. Assurdo. Quanto è importante la gestione del cibo come questa? È importantissima secondo me. No, ma infatti su Italy non mai mangi. E anche per questo non c'è il repeat nei locali. Ma avete visto qua quanti locali ci sono? Da queste cose qua Italy dovrebbe prendere spunto però. Appena rientrate mettete i piccoli apposto che vi sto già preparando gli altri per portarsi alla chiamata quella del piccolo ribaltato. Ricevuto. Ricevuto. Quindi facciamo rientro in sirena? Sì. Sì, incendio spento. Pensavo di no, scusatemi, l'ho messo a destra le sirene. Tranquillo. Eh sì, ma come lo portavo dal comando fino a lì? Potete pensare sempre che siamo in un gioco, raga. È pur sempre un gioco. Quindi ci sta. Questi no, su strada possono viaggiare, ma devono essere scortati dai mezzi. Sto arrivando io. Sì, già mi rispondo sul giornalino io.
Dovrebbe viaggiare con la scorta questo mezzo qui. Arriva subito, arriviamo subito, arriviamo subito. Sono appena passato sul luogo dell'incidente, ci sta molto fumo e diverse auto accartocciate, sento. Ho già preparato il ghost e la prima partenza. Io sono un primo dalla caserma. Ok, ok. Guido io, capo squadra. Aeroportuale in caserma. Antonio, sali con me. Scania? Sì. Arrivo. Ok, vai. Un bel incendio, un bel incidente. Mettimi un po' il punto se riesci. Sì. Aspetta. Già ci sta un punto del GPS. Non me lo fa cambiare. Ma andiamo allora. Comunque è giusto il punto, che è proprio all'ingresso dell'autostrada, sotto l'ospedale. Riesci a scrivere in arrivo nel giornalino? Grazie. In arrivo polizia locale, che ho scritto. Sì, sì. No, conveniva andare dalla strada principale, perché sennò qua ci troviamo proprio in mezzo alle fiamme. Quando sono passato io, vai dalla strada principale, per la piazza, proprio. Capito, capito. Allora passiamo da qua. Sì, perché si trova sulla piazza principale, proprio dove è l'incrocio, diciamo, dove saremmo usciti per questa strada. Vai intanto con il collega a spegnere l'incendio e poi procediamo a... Vado lì indosso tutto. Postosi, postosi. Diamo un attimo la mano a mettere il respiratore. Tutto. Tranquillo, tranquillo. Grazie. Ok, a posto. Okay. Ti passo una manichetta, almeno il collega inizia già ad accendere la pressione. Ecco a te. Ok, ditemi quanto è carica, io mi avvicino al fuoco. Comunica il radio, vai. Puoi andare. Generate!
degenerate! Siamo all'80%. K. Io devo spostare un attimino il camion, sennò qua ce lo cappotto. Sì, sì. Certo, perché sennò qua non ci rimaniamo con quell'acqua. Dai, prendo la manichetta e dammi pressione. Ok, vai. Ok, ci sono anche io, capo spada. Si sposti, vada via di qua, vada via di qua. Dare l'acqua, intanto io tiro giù la ruspa. Grazie, saluto. Vigile, guardi, c'è dentro. C'è dentro Paso. Io ho passato la c'è una persona maluccia. Bloccata dentro. Non lo so, sai. Capo squadra, c'è una persona bloccata all'interno del veicolo. Ormai è una cotoletta allora, un po' brucia. Ti prendi il troncatore almeno. Vado a prendere il moto troncatore. Presente, signore. Lo tiriamo fuori. Arrivo. Posso la manichetta? Sì, ti do una mano a togliere l'autoprotettore. Ok, 3, 2, 1, vai. Ma c'è ancora un incendio. Come c'è un altro incendio divampato? Vabbè. Ok, vai. No, ancora la macchina. Signori, mi potete spostare che siete troppo vicini al centro? Anche lei. Vigile, anche lei si sposti. No, vabbè. È esploso tutto. Dai, prendo io la manichetta. Cambiati, prendila anche tu. Sì. Protettore, dammi la mano. Messo, vai. 3, 2, 1, vai. Vai, ok. Vai, vai. Avviciniamoci, vai, veloce. Locale, vi potete spostare. Polizia locale, spostatevi. Perché... Ma vi potete spostare che la zona non è sicura? Grazie. È la terza volta. Oh, che ce la facciamo? Eccoci qua, medico. Vediamo se ce la facciamo. Okay. Ora grazie, sembrerebbe, sembrerebbe sicuro la zona, vi potete avvicinare. Grazie mille, vediamo un po' okay. Se il signore come sta. Può controllare il nostro collega come sta? Sì, non sento battiti però. Non sente battiti? No. Dopo squadra come va? Oh. Come va? Male. No, vabbè. Sì. Mal alto rush. Lo trasporti pure in ospedale se ce n'è bisogno. Sì, sì. Il signore in auto, vado a posare la manichetta e controllo. Dammi, sei a New York, lo cambi. Assurdo.
tolgo un attimo la se bomba. Se mi dai una mano a togliere la doppia. Vai, toglilo. Grazie. Ce l'ho. Ok, vai, togli, dammi una. Vai. Vai. Ok, aspetta. Procedete a rimuovere. Trasportato in ospedale, sì, mi faccio un trasporto in ospedale. Okay. Tanto procedete a rimuovere il veicolo con il GOS. Ok, provvedo a spostare tutto io. Della monaca? In ospedale che vado a prenderlo. Trasporto. Fate voi con. Tutto a posto? Capo squadra, mi sa che lo deve scendere lei del rimorchio, a me non lo fa scendere. Potete procedere voi con... Ok, adesso ci sono niente. Con la ruspa? No, no, facciamo noi. Ok, grazie, non riuscivo io. A posto, è volante la Ferrari. Purtroppo si sì, è volante. No, ok, salve, ha fatto puff, ha fatto puff, è volante. È volata nei cieli. Io sposto i pezzi di quest'altra auto e sposto l'altra auto. No, non si levano i pezzi, mi sa. No, mi sa di no. L'ambulanza. Io con il costo ho terminato. Tanto dimmi. Vado a prenderlo io il capo squadra, se mai. O la prima. Va bene, va bene. Io mi carico qua. Vai tranquillo, aspetta te. Vai, vanno a prendere pure se ha fatto. No, capo. Capo squadra, sì, venga a prendere l'ospedale.
F. Prima, dopo potete venire qui da me perché non riesco a caricare il mezzo. Probabilmente sa perché l'ha preso il quadra. Ricevuto. Ricevuto. Posta. Cosa? Arriva, arriva. Posta. Diciamo di sì. Ho visto cose brutte. Anch'io le ho viste. Mo deve arrivare probabilmente perché non l'ho preso io dal garage. Quindi deve arrivare chi l'ha preso. Ah, va bene. Quindi va se bene. Potete restare giusto 2 minuti a chi la strada lì, grazie mille. Devi andare a prendere il capo squadra e poi tornare. Sono venuto a prendere te. No, devi andare a prendere il capo squadra, no a me. Deve venire lui a prendere il camion perché mi sa che non lo riesco a caricare. Vado io a prenderlo. No, vado io. E si dormono poco secondo me, voglio. Attenzione, attenzione, attenzione. Veicolo ribaltato, incassato. Ok, sono uscito, mi hanno rimesso. Sto arrivando, sto arrivando. Comunque sono nella parte sopra dell'ospedale. Arrivando la parte sopra. E niente, dobbiamo aspettare. Vabbè, aspettiamo. Tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Bello il doblo, Eh? Bello il doblo. Sì, sì, bello, bello. Poi cammina, cammina. Ce l'abbiamo anche noi. Avete rubato un po' di transegna alla polizia, Vabbè. Low budget, quindi siamo low andati. Low budget e rubate dalla polizia. Esatto. Ti fa piacere. qua il WWF ha ragione, qua per il low budget abbiamo rubato le barriere alla polizia di Stato. giustamente. Che dicono? Attimo. Che dicono? Ah, uno ha detto che ha ragione. Il dirigente ha detto che ha ragione, ma abbiamo queste. E noi ce le facciamo bastare, io lo dico. sì, mo arrivo in sala briefing, devo aspettare qua. Quante B? Quante B? Tantissime. Tantissime. Adesso allora, riuscito a caricare il dirigente. Devi aprire la strada, grazie mille. Arrivederci. Niente, arrivederci. Contander, arrivederci. Antonio, te parli di un collega Lurum, mamma. No, ok, no, sì, avevo già, diciamo, già stato sullo scalino, vai. Andiamo all'ultima, capo squadra. K. Adesso sei da dietro, non so come mai. Sei frizzato? No, sono salito dietro, non so come mai. Strano. Eppure non c'era nessuno davanti. Non sono per noi. No, ok, meno male. Io faccio questo, poi devo staccare. No, io ancora vado avanti. È il negozio di maschere? Sì. Vai, parlo io in radio che... Vai tranquillo. Thank you.
prima partenza sul posto. Prima si ferma, poi riparte. Mi serve una mano a mettere la tua. Sì, subito. Vai. Oh, ok. Mettimelo anche a me. Vabbè, ma tu resta pure qua a comandare. Okay, la... okay, okay. Perché per il momento accendo non pompa, è grande, no. Accendi tutto, dammi la manichetta. Ok, mi avvicino, eh. Vai. Quando è carica? Siamo in pressione? Sì, sì. Siamo al 70% di pressione. Ok, raffreddo la zona, sembra essersi estinto. Ok, ok. Puoi pure staccare la pressione. Il numero da ancora attivo, ma non c'è fuoco però. Boh. Passami la manichetta. Sì, eccola. Okay. Eccola là, vai. Prendi la mano per togliere il respiratore. Ti tolgo il respiratore, vai. Ok. Okay. Ragazzi, venite a prendere, io il camion lo lascio qua, non mi risponde nessuno. Che brutto, abbiamo finito adesso. Ti ricordi dove stava? Sì.
Dove sta? Ecco là. Eccoci. Il posto dietro. No, no, vai tranquillo, vai tranquillo, sei davanti, tanto non... Ok. Mettiamo, poi devo staccarci di becchiamo non so forse stasera. Allora prendiamo la macchina, andiamo a casa. Tanto quanti soldi ci siamo fatti, vediamo. Siamo arrivati 12.000 sola. Boh, assurdo. Ok, io vi saluto, mi vado a cambiare. Dai, ci vediamo stasera. Credo questa sera, se no domani pomeriggio. Arrivederci, capo squadra. Arrivederci. Ma la mia macchina. Scusate, ma le macchine sono sparite. Come mai? Ah, boh. È sparito pure il capo squadra. Sì, è sparito anche il capo squadra. Io faccio ancora un po' di servizio. Dai, ci vediamo dopo, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. E niente, quittiamo qua allora così, raga. Senza macchina, niente da fare. Vabbè, raga, io vi saluto, ci becchiamo stasera. Non so se andremo a giocare di nuovo qua o ci spostiamo su Eurotrack. Vorrei fare Eurotrack se riusciamo a organizzarci con un convoglio. Quindi, da niente, se non riesci a organizzare, io organizzo un bel convoglio che io la devo staccare, quindi non sarò neanche su Discord probabilmente. Ci becchiamo questa sera, ragazzi. Ciao ciao a tutti, buona continuazione di serata.